Amici di Marci Games, benvenuti in questo nuovo video di FIFA. Oggi vi mostro, a grandissima richiesta, la mia carriera segreta di FIFA 23. Carriera segreta perché è la carriera che ho iniziato a giocare a giugno, se non sbaglio, più o meno inizio di giugno, da solo. Questa è la mia carriera personale, che gioco la sera tardi, quando finisco di lavorare. Insomma, gioco a questa carriera qua. Mi diverto, sono super divertito nel giocare, è un passatempo e volevo mostrarla. Dato che sono nel 2026, come ben vedete, guardate un po', adesso non so se posso farvelo vedere principale, siamo a marzo 2026, quindi ragazzi ho fatto 2022-23, 23-24, 24-25 e siamo al 25-26, al quarto anno. Questa è la mia formazione, io gioco nel Monza, sto giocando col Monza perché è una squadra che si partiva con pochissimo, ma veramente pochissimo budget, e sono riuscito a creare una squadra veramente clamorosa. In porta Di Gregorio, ho deciso di tenerlo, e anche a sinistra abbiamo Carlos Augusto, che è un giocatore appunto del Monza. Come ben vedete è esterno sinistro, ma io lo faccio giocare terzino perché è impressionante. Ho provato anche a fare il cambio di ruolo, lo sta facendo. Centrali abbiamo Bastoni e Gvardiol, raga, clamoroso. Adesso abbiamo Lewis, che abbiamo preso anche nella carriera con il Wolverhampton, questo raga è un fenomeno totale. A centrocampo abbiamo Barella e Bellingham. Prima di Bellingham avevo Musiala, ma non mi piaceva tanto quanto Bellingham. Adesso vedete Mbappé, che l'ho comprato dando dentro Vlahovic, perché Vlahovic non mi faceva impazzire. Ho deciso di metterlo come COC, quindi a centrocampo, ed è un ruolo pazzesco su FIFA per lui. Lo preferisco ad attaccante. Davanti abbiamo Colomwani, che è un giocatore sontuoso, mi piace tantissimo. Phil Foden e Adeyemi. Adeyemi, raga, lo preferisco a Rafael Leao, che ho in panchina. Infatti in panchina ho una panchina di lusso. Leao, Pedri, Saka, Frattesi, Scalvini, che pensavo crescesse di più, Mota, che è il mio pupillo, e Marino, che è un portiere preso a caso. In panchina poi totale abbiamo Pessina, Nusa, che è tornato dal prestito recentemente, Adama Traoré, che avevo preso in svincolato, e abbiamo anche Dzeko, che si ritira a fine stagione, ma non giocano mai, questi giocatori li ho presi solo per fare le missioni. Voglio portarvi con voi in un paio di partite della mia carriera e fatemi sapere se volete magari che giochi con voi assieme la finale di Champions, se ci arriverò. Considerate che in 3 anni l'ho vinta 2 volte, quindi le 2 disponibili l'ho vinta, non ho mai vinto il campionato, però questo è il primo campionato nel quale mi trovo in classifica molto 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 alto, anche perché sono esattamente secondo me, ah no, sono secondo, non sono neanche primo, ragazzi, mannaggia, sono secondo e oggi giochiamo con l'Inter. Siamo pronti per iniziare il game contro l'Inter e giocheremo fuori casa a San Siro. Ovviamente io sono grande tifoso dell'Inter, quindi se perdo diciamo che fa niente, anche se non si potrebbe dire. Allora, vi dico che il mio stile di gioco, il mio playstyle mi porta a fare tantissimi gol, ma a prenderne veramente tanti. Capace che vinco 6-5, 6-4, perdo 7-5, cioè insomma ci sono delle partite veramente impressionanti. Adesso siamo in una situazione interessante perché l'Inter è una squadra forte, mi trovo molto bene, molto male a giocare contro l'Inter, sia contro l'Inter che contro la Lazio mi trovo veramente male. Eccolo qua, Phil Foden. Ma ragazzi, ma questa è veramente fortuna. Molto bene, andiamo con Mbappé. Porca miseria, fortissimi ragazzi, fortissimi. Colomwani, il mio fenomeno. Qua facciamo così, rientriamo, Stuck e Stuck. E abbiamo 2-0 contro l'Inter. Penso che però, ragazzi, la difficoltà di gioco sia campione, perché ieri ho provato a mettere leggenda, perché ho iniziato a giocare leggenda, raga, perché ho iniziato a vincere troppe partite con i giocatori così forti, e ho detto mettiamo leggenda direttamente. Ho dimenticato di rimetterlo, perché quando rientri ti cambia le impostazioni, purtroppo. Ok, come facciamo? Facciamo così. Facciamo così e tiriamo. Oh, non si può tirare. Bellingham da fuori? No. Sì, mi sa che dobbiamo, la prossima partita ce la mettiamo subito leggenda, che vi faccio vedere che sono forti anche leggenda, raga, che sennò sembra, ma quello gioca solo campione, che poi raga, oh, non è facile giocare campione, eh. È semplicemente che dopo che giochi per un bel po' inizi un po' a capire le dinamiche di gioco. Per esempio in difesa io sono un bidone. Ma cosa fa Di Gregorio? Comunque Di Gregorio lo vedete in tutti i video praticamente. Carriera giocatore, carriera allenatore, è ovunque. Bellingham, guarda cosa ho visto! Che inserimento di Lewis! Sei fortissimo! Bella lunga! Di nuovo! No, dovevi ripassare, facciamo il... Ah, fuori gioco? Come fuori gioco? Ma no, non era fuori gioco, era fuori gioco, raga. Vabbè, fa niente, hanno sbagliato lo stesso.
Guarda che inserimento che ho visto. Mamma mia, ragazzi, l'avevo visto però, eh. Ditemi nei commenti, raga, intanto a che difficoltà di gioco giocate, perché la maggior parte so che gioca campione ancora. Però sono curioso. Dalle indietro. Così. Stuck. No! No, bro! Sì, che buona, Colo. Carlos Augusto! Ma è un gol incredibile! Carlos Augusto! Il mio eroe! Il mio eroe! Monza, mandami la maglia di Carlos Augusto! Io lo amo! È un giocatore sontuoso anche lui! Però, raga, 3-0 subito mi sembra un po' facile sto gioco. Mi sembra un pochettino facile. Ma comunque è colpa di questa cosa, adesso ve la dico sinceramente. Io quando gioco con l'altra mia carriera, quella con giocatori un po' più scarsi, campione è molto più difficile. È semplicemente che qua quando c'è il giocatore di full 90, raga, è normale che si possa passare a leggenda. Pensate che io preferisco leggenda normale piuttosto che leggenda quella con le impostazioni da pro player. Mbappé. No, è fallo. Ref. Ref. Bel gol. Nice gol di Naki Williams, che non ha mai lasciato l'Athletic Bilbao e non si sa perché qua sia all'Inter. Vabbè. Molto bene. Ma no. Bello. Vediamo se qua riesco a fare la mia tattica, raga. No, non c'è nessuno. Sì, c'è un giocatore a supporto. Bravo. Stuck, tiro. Peccato. Bravissimo. Phil Foden. Mamma mia, Phil, sei fortissimo. Però volevo provare altri giocatori, raga, un po' forti. Nel caso, ditemi un po' che giocatori forti conoscete. Considerate che per fare questa squadra, voi direte, Marci, ma ti sei aggiunto, hai fatto il cambio di proprietà? No, non ho fatto il cambio di proprietà. Ho semplicemente giocato comprando quei giocatori. Non ho fatto neanche il bug, quello che avete visto nell'altra carriera. No, queste cose nelle carriere personali non le faccio perché non ha senso. Bravo Colo. Ho praticamente preso dalla Juve Miretti, Fagioli, a titolo definitivo Sensi, Pessina. Con quei quattro giocatori li ho fatti crescere. Miretti, raga, l'ho venduto a 90 milioni. E così ti fai la squadra, raga. Cioè, ti fai letteralmente la squadra. L'unico giocatore che ho preso un po' mezzo buggato, perché non lo sapevo, cioè il bug mi è venuto da solo, non lo sapevo io sta cosa, è quando avevo comprato, non mi ricordo se Colomuani, invece di 45 minuti l'avevo pagato 40, 35 forse, perché avevo offerto di meno, ma avevo fatto la roba del mettere un giocatore a caso in trasferimento, e loro mi hanno detto, no, non lo vogliamo questo giocatore, vogliamo solo questo. Io, what? Può metterla da lì. 4-2, ci sta. Si riparte da noi, ragazzi. Ma vi immaginate un Monza con Mbappé di questi giocatori qua? Io no. Raga, 4-3, senza senso questo gol che ho preso. Però vedete che, cioè, magari in attacco me la cavo, ma in difesa faccio acqua ancora. Questa. Devo capire se è il modulo, perché molti mi dicono di giocare con la difesa 3, che forse è meglio. Devo provarci. Dai, questo è fallo, però, dai. Mi ha bloccato il giocatore. Mi fanno 4-4, raga, non ci credo. L'ha presa Diggy! Mio padre! E niente, raga, 4-4 è diventato ingiocabile. Io FIFA non lo riesco a capire ogni tanto. Cioè, da che fai un gol ogni due minuti a che diventa ingiocabile praticamente. Ma ma perché me la passi lì? Perché me lo posso... 5-4, a posto. Esci. Oh, 4-4. Mettiamo Leao e mettiamo... Ragazzi, sapete cos'è? È che manca il game changer qua. Danny Mota Carvalho. È proprio lui. È proprio lui. Facciamo un po' di cambi. Super cambi col 32. Dani Mota. Fammi sognare, Dani. Dani, fammi sognare, eh. Ok, c'è già qualcuno su qua. Ma no, ragazzi, non è vero. Non è... Andre, falle vedere queste cose, che sennò sembra che mi lamente, basta, eh. Sì che è da solo. Sì che è da solo Dani Mota Carvalho. Sì che è da solo. No! Dani! Dani! Non me la può sbagliare così. Eccolo qua. Dani Mota Carvalho. Va bene, va bene. Va bene, raga, va bene. Ma che pallina. Ma che pallina. No, Saka. 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 Ti prego, Saka, fammi sognare. No, è lentissimo. Ma da quando è... Ma perché Saka è lento? Non so chi darla. Non sapevo chi darla, raga. Vabbè, 4-4, dai.
Va bene, raga, che devo dirvi? È così, è FIFA, it's FIFA. Raga, mi dispiace per la figuraccia, perché ho fatto una streak di vittorie consecutive disarmante. È un po' un peccato, devo ammetterlo, aver perso così l'occasione di andare su in classifica, anche perché sicuramente il Milan avrà vinto. Vabbè, io ragazzi, l'Italia le schippo tutte, la nazionale, vi giuro che la nazionale la sopporto, raga. Ma proprio zero, non guardo neanche la formazione, vado diretto, simula, tanto spesso le... Abbiamo perso contro il Qatar. Contro il Messico, la nostra Italia vincerà? Vediamo un po'. Abbiamo perso pure col... Ma raga, ma veramente? Ma davvero? Ma siamo fuori tipo dalla qualificazione mondiale? A me non me ne frega niente, non me ne frega niente. Abbiamo una chat però, raga, ho visto, eh? Trasferimento di Adeyemi a 120 milioni. 120 milioni per Adeyemi, quanto ne vale 150? Sinceramente non penso che lo venderò, ragazzi. Mi piace troppo giocare con lui. Facciamo che l'Udinese ce la simuliamo giusto per giocare una parete di Champions assieme e simuliamo veloce. Non penso che perderemo, raga, cioè mi sembra un po' ma raga, ma veramente, raga, io perdo il campionato per queste due partite qua, ma non sto scherzando, raga, perdo il campionato per queste due partite qua. Saka che mi chiede di andare via, raga, perché l'ho preso come giocatore principale, ma non gioca mai, purtroppo, mi dispiace, però. Adrian Bernabé, 24 anni, 45 milioni, mi chiedono di clausola, è un bel giocatore, sembra un buon prospetto, bisognerebbe capire se è un giocatore che cresce, però 24 anni, 79, forse non ne vale la pena. Ho mandato il mio scout direttamente in Sud America, sono curioso di vedere un po' che cosa mi ha trovato, vediamo un po'. Ha trovato 8 giocatori: Luca Langoni, Gianluca Prestiani, Pablo Solari, Juan Sforza, tutti comunque grandi. Ryan Sessegnon non era quello che giocava, infatti è svincolato lui. È uno svincolato interessante, raga, comunque, eh. Igor, Igor è quello della Fiorentina. Ma che giocatore mi sta trovando, raga? Vamos, giochiamocela contro il Liverpool, ragazzi. Ce la faremo a portarcela a casa questa volta? Vediamo un pochettino, perché sono veramente molto curioso. C'ho un po' di ansia, lo ammetto. Ale, ragazzi, non è palla nostra. Giochiamo sempre con la maglia bianca. Vediamo se riusciamo a giocarcela un po' meglio stavolta. Sì, Mbappé. Va bene, calma, calma. Guarda che l'hai visto. Guarda che l'hai visto. Ah, peccato. Buono, buono. Non stavo neanche controllando io. Ok. No, non sbagliate. Non sbagliate sti passaggi. Occhio a Bellingham, si è detto bene. Bello, raga, bello. 1-0 subito. Al quinto minuto, vediamo. FIFA, cambiami di nuovo la difficoltà di gioco in game. Cambiamela di nuovo, raga, in game. Cambiamela. Ok, molto bene, raga. Per chi non lo sapesse, sta cosa non penso che sia una cosa nota. Che se giocate troppo bene o comunque state vincendo troppo, eccetera, eccetera, è come se vi cambiasse un po' la difficoltà di gioco. Almeno io sta cosa l'ho letta. In realtà me l'hanno detta e ho cercato. E sembrerebbe fondata questa cosa. Però non mi stupirebbe assolutamente niente. È fuori gioco questo? Mbappé! Mbappé come prima! 2-0! Dopo 8 minuti! E Liverpool a casa! In casa loro! Però non vi preoccupate che finirà tipo 5-5, una roba del genere, guarda, sicuro. Come tattica, ragazzi, ho costruzione veloce e inserimenti offensivi, che è quella che piace più a me. Per quello prendo un'imbarcata di gol, perché rimango sempre con due giocatori, perché ho profondità alta. Però vabbè, preferisco giocare così, prendere gol, ma farne tanti. Buona. Sì, Foden, sì, sì. Testa, testa. Comunque, vediamo adesso se vincendo così tanto il secondo tempo diventa ingiocabile. Sono curioso. Cosa devo dirvi, raga? Sì, che buona. Sì. Peccato. Proviamo a fare un cross tirato, dai. Cross tirato un pochettino, ma avete detto di farlo così. Queste sono tutte cose che leggo da voi nei commenti, raga, che me le sogno. Buono. Però è troppo lontano, esatto. Sì, che buona questa. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé, fai sto gol. 4-0 al 31esimo, raga. Molto bene, molto bene. Molto, molto, molto bene. Leggenda chiaramente non segno così tanto, raga. Finisce sempre 2-1, 3-1. Perdo spesso, ma anche campione perdo, raga. Dipende tutto dalla partita, raga. È proprio quello il problema.
che dipende tutto dalla partita. Tipo sta partita qua ne stiamo facendo una marea, 5-0 al 30esimo, vi sembra normale? No che non mi sembra normale. È arrivato quel momento pazzo, Dani Motta Carvaio per Colomoni al 38esimo in partita di Champions. Che poi raga, per la qualificazione per questi quarti l'ho vinta tipo 4-3, cioè sono passato con un totale di 4-3 e l'ultima partita l'ho persa 1-0 al 90esimo. Sì, da lassù. Parti belli. Vediamo se va. Bella. Adeyemi, vai. L'aveva presa. 5-1. Raga, l'ho detto 2 secondi fa all'editor Andrea, che sta diventando ingiocabile. Ma di colpo, raga, di colpo si fa proprio fatica a fare i passaggi. Non passano più la palla decentemente. Gli stop. Va bene, ci sto. Ci posso stare. Così. È così. Ma non mi è mai successo così esagerato in due partite come questa partita qua, eh. Gli darei un giallo, eh. Non la passano, raga. Cioè, è assurda questa cosa. Sì, Dani Motta Carvaio! Sì, Dani Motta Carvaio col 6-2! È lui! Il nostro eroe! L'abbiamo sbuggata, ragazzi. Adesso vedete che la squadra funziona bene. Ve lo dico proprio. Guarda, vedi che non ha giocatori di supporto adesso lui. Ed è assurdo! Ok, buono. Sa che per Adeyemi me lo fa fare. Va bene, che Adeyemi non fa più un passaggio giusto. Sì, Dani Motta Carvaio, fammi la doppietta. La doppietta col Fancy. Non me l'ha fatto. E... Mamma mia, raga, quasi 7-3. In casa mia, raga, sta iniziando a far veramente, ma veramente caldo. Parca miseria, ve lo giuro. Comunque mi ha fatto mettere Leao nella maniera sbagliata, perché Leao dovrebbe giocare dalla parte opposta di Saka e ha fatto Foden con Leao, che doveva essere chiamato con Adeyemi, vabbè. Sì, che buona. Sì, Sacchino. Sì, Sacchino, che sei il giocatore più forte e veloce del gioco. Ma porca miseria. Cioè, ho sbagliato io, chiaramente. Sì, Carlos. La metti in mezzo col cross, tanto non segno mai così. Sì, a mai che segno così. Sì, Dani Motta Carvaio, 3 gol! Super sub! Proprio lui. Sì, Dani Motta, fammi il quarto! Fammelo col Fancy stavolta. Vabbè, ragazzi, va bene. 9-2. Dice in Champions League. Direi che non ho altro da aggiungere, raga. Dobbiamo cambiare assolutamente la difficoltà di gioco. Perché, alcune partite le perdo. Però quelle che vinco, le vinco veramente facendo delle imbarcate clamorose. E 9-2 con Liverpool. Mi sembra un po' tanto. Penso siete d'accordo con me. Anche se è la mia carriera personale, posso fare quello che voglio. Cosa ne dite? Cambio o non cambio? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Ad ogni modo, io vi saluto. Spero che vi sia piaciuto questa. Questa microserie, dai. Diciamo che è una microserie fatta di poco. Ma quelle stanno a 77 punti. Ma come dovrei vincerlo? Devo vincere tutte, raga. Cominciano 7 su 7. Sperare che loro ne perdano 2. Ciao.